Agenda per la crescita di tanti di questi argomenti si occupa, soprattutto sul tema semplificazione, che poi vuol dire trasparenza, che poi vuol dire riduzione degli sprechi. Con Confindustria e con i singoli settori stiamo proprio provando a vedere che cosa si può fare in tempi ragionevolmente brevi, cioè nel tempo di questo governo. Da Comasco in città c'è stato anche il cambio di amministrazione, ora c'è una nuova amministrazione, un nuovo sindaco, cosa si aspetta? Beh, quando si inizia si può programmare a medio periodo e quando si ricomincia è un'opportunità sempre importante. Lo dico perché, avendo varie volte ricominciato nella vita, sono sempre state occasioni per rilanciare magari progetti che si erano arenati. Ci aspettano. Grazie. Ma Comasco ha seguito i lavori del cantiere delle paratie, che cosa ne pensa? Pensa che lo Stato possa in qualche modo intervenire, visto che sono fermi i lavori ed è un cantiere che insomma non va più avanti, sta creando molti problemi perché regione e comune non si mettono, non ne arrivano ad una. Lei che magari ha seguito la vicenda. Bisogna sbloccarlo, chiaramente non è competenza nazionale, però naturalmente io ci metto anche la visione da Comasco. Non è chiaramente una cosa in cui io posso intervenire direttamente, però comune e regione devono sbloccare questo obbrobrio.